È una partita difficilissima contro Faenza che vi ha ripreso nel finire dell'ultimo periodo, un overtime strappato lunghe con i denti, poi tanti minuti di qualità per te, un 5 su 7 da 3 punti decisivo e un overtime vincente per questa gara 1. Sì, è un grande passo in avanti per portarci verso una sperata semifinale, comunque fatta di alti e bassi, da un più 20, poi recuperati, però poi anche magari a tratti giocando un po' male da metà terzo quarto a metà quarto quarto, siamo riusciti a star lì con la testa, abbiamo strappato un supplementare grazie a un super poltro e dopo supplementare di voglia e di cattiveria siamo riusciti a strapparla con botte, falli, perché i playoff sono questi e nulla, la mia prestazione non conta, l'importante è che abbiamo vinto e la vittoria va oltre tutto il resto. Ecco, una partita dove non vi siete risparmiati né da una parte né dall'altra, quindi sarà una battaglia anche in gara 2 a Faenza che ha un grosso seguito e quindi sarà ancora più difficile. Sì, sicuramente oggi hanno fatto vedere che la loro città ci tiene molto. Dobbiamo ricordare che loro sono arrivati quinti, ma in un girone molto tosto dove il livello tecnico è altissimo. Quindi sicuramente non è finita, non abbiamo fatto assolutamente nulla, è come se fossimo 0-0 per me e penso per tutti. Quindi dobbiamo andare mercoledì a Faenza con grande consapevolezza di quello che abbiamo fatto, ma anche a prepararci ad una battaglia, perché se oggi i fischi sono stati molto contenuti, mercoledì sarà ancora peggio.